Ciao a tutti ragazzi di K52, qua Magolinus in compagnia di Matteo Filippini. Addirittura. Ciao Matteo, Ciao è un Linus, piacere piacerissimo, piacerissimo. Siamo nel Ogni circolo. Volta che lo vedo è sempre più magro, Sì, sempre più bello. sparisco. Siamo qua nel circolo Le Emozioni Magiche di Bergamo, a Boccaleone, qui in provincia di Bergamo, e faremo la conferenza stasera From Italy with Magic. From Italy with Magic, sì, ma adesso proprio l'ultima data in assoluto, perché poi basta, questa conferenza non esisterà più, quindi Bergamo è l'ultima storica data di From Italy with Magic. Ok, allora adesso ci facciamo due chiacchiere con Matteo. Matteo, c'è magari qualcuno del canale che ancora non ti conosce, vuoi presentarti, dire quello che fai? Assolutamente, immagino che ci sia, anche perché io sono vecchio e faccio cose per vecchi principalmente, però ecco, io sono musicista, ma poi c'è tutto un altro Matteo Filippini che eventualmente uno si va a cercare. Dal punto di vista magico, appassionato da oltre 30 anni, collezionista di libri magici, studioso, nel senso che ho veramente studiato tantissimo, anche perché sono un po' feticista dei libri. Ho iniziato a ritornare al mondo della magia perché poi l'avevo abbandonato per un po' una decina di anni fa, facendo degli studi approfonditi anche su dei grandi classici come Bussolotti, il Maligniac Bag, Carte in tasca e altre cose. Poi a un certo punto ho ripreso in mano con grande passione il mentalismo. Mentalismo, ma più che altro, sarebbe molto lungo da spiegare il discorso, ma più che altro perché mi pagano di più rispetto a un prestigio. Semplicemente me. Ora va più di moda, c'è in azienda. Sì, e poi ecco, per chi si fosse visto in passato una mia conferenza From Italy with Magic, oppure stasera qualcuno che la vedrà, capirà anche ulteriormente i motivi per cui professionalmente mi esibisco come mentalista e non come prestigiatore. Però la prestigiazione resta un amore grandissimo ovviamente per me. Ma a proposito di quello che fai, so che nella tua conferenza tu mandi dei messaggi particolari, sì. Ed è una cosa che mi piacerebbe trasmettere a chi sta guardando. Sì, allora, nella mia conferenza ci sono 6-7 effetti e non sono 6-7 effetti per andare a sfoderare chissà quale tecnica, anche perché io utilizzo tutti i metodi molto semplici. Ma sono dei capisaldi che mi servono poi per poter partire e parlare di concetti che mi stanno molto a cuore, perché io penso che di giochi tutti ne conosciamo già veramente tantissimi, abbiamo i cassetti pieni di gimmick, di qualsiasi diavoleria che abbiamo acquistato e poi dimenticato, ma forse bisognerebbe recuperare un pochino quello che rende la magia una disciplina multidisciplinare. E secondo te cos'è che bisogna recuperare per renderla così? Allora, anzitutto, per chi fa magia parlata, supponendo che magari chi ci sta guardando faccia più che altro, che ne so, walk around magic, street magic, sì, o quant'altro, la parola solitamente si usa. Quindi la prima cosa non è il gioco di per sé stesso, ma la prima cosa sarebbe quella di creare un rapporto, di creare comunque un rapporto empatico, una prima connessione, un bond, come si dice in inglese, con la persona per la quale ci stiamo per esibire. Perché tante volte poi quando si è giovani, inesperti, si finisce con l'iniziare a fare il gioco subito senza nemmeno dire come ti chiami, proprio sbattendosene completamente della persona. Mentre invece, com'è possibile che la magia avvenga, come spesso si sente dire, nella mente delle persone se noi per primi non ci interessiamo delle persone, no? Questa è una delle cose che mi sta molto a cuore, ma non solo. Ad esempio, un altro discorso, se vuoi continuo, anche tre giorni. Allora, io ho scritto questo libro, ma non per pubblicizzare questo libro, perché ci sono tante altre, come dire, fonti su internet. Scusa, ti interrompo un attimo, perché Silvan di questo libro dice: Magia oltre la magia è un libro che tutti i prestigiatori dovrebbero leggere. Sì, interessante. Ma perché? Perché questo libro parla di cold reading, di lettura a freddo, che in effetti, mi rendo conto, se un ragazzo ha 15-16 anni non può avere una... Io tra l'altro sto fondendo qua, però lasciate pure, così almeno si capisce perché sto sudando, perché sono 29 milioni di gradi. E la lettura a freddo, è ovvio, un ragazzino di 15-16 anni che è giusto che faccia magia, magari non può avere l'esperienza di vita necessaria per poter, come dire, in qualche modo fare della lettura a freddo. Cos'è lettura a freddo? Lettura a freddo è un argomento troppo sconfinato per dirlo, però ci offre degli strumenti anche agli illusionisti. Infatti io scrivo manuale di cold reading per illusionisti,
per, come dire, creare subito un rapporto molto profondo con le persone per le quali ci stiamo per esibire, soprattutto se si fa close up, street magic e quant'altro, no? E ad esempio questa è una cosa che mi sta molto 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 a cuore, perché faccio l'esempio della routine di carta ambiziosa e poi non sto a spiegarla magari tanto qua nel merito, però sì, se uno fa la routine di carta ambiziosa arriva al tavolo, scegli la carta, vai, senza chiedere nome, senza cercare uno sguardo con le persone, mentre invece provate a pensare se voi faceste la stessa routine di carta ambiziosa ma magari approcciandovi al tavolo: buonasera, lei signora ha proprio l'aria di una carta di cuori, e poi si sta lì. Tu hai già agganciato un uncino emozionale, come si dice in inglese. Questa persona già si sente intimamente presa in causa. Perché la carta di cuore? Perché assolutamente le carte di cuore sono delle persone che si preoccupano molto più degli altri, magari che di se stessi, addirittura. Non è che dobbiamo fare i cartomanti per forza, ma queste tecniche utilizzate anche da ciarlatani e da cartomanti possono darci una mano per rendere il nostro gioco di prestigio. Ad esempio, poi la signora sceglie il 7 di cuori, quel 7 di cuori lì firmato dalla persona non è più un 7, è lei. E allora si può fare una routine in cui lei fa delle cose magiche, e secondo me quello è un modo per rendere veramente magica una routine che altrimenti potrebbe essere semplicemente la solita routine di carta ambiziosa. Questo si può poi riportare a qualsiasi altro tipo di magia. Certo, alla fine la cosa più importante, mi sembra di capire da questo video che ragazzi daranno, è che bisogna lasciare allo spettatore un'esperienza della magia molto forte. Sì, assolutamente. Cioè, quasi come se la persona andasse via dicendo ho visto un gioco, o peggio ancora, ho visto un gioco pensando ho subito un gioco di prestigio, ma sono stato io il protagonista di quella cosa. Certo, poi è ovvio, non è una cosa così automatica, ci si deve, poi ovviamente si incontrano mille persone diverse, quindi è così, insomma. Matteo, io ti ringrazio, voglio chiedere di dire dove ti trovano. Su Facebook di sicuro, sia come Matteo Filippini, che poi c'è una pagina anche Matteo Filippini Mentalista. Ho un sito internet che utilizzo per un discorso professionale, cioè per le serate di mentalismo, che è www.artedelmistero.com. E quindi, se volessero acquistare questi libri, i tuoi manuali, mi contattano e ci sentiamo. Ok, Matteo, grazie, amici di Campo Cipolla 2, ci vediamo al prossimo video. Grazie a voi, vado a farmi la doccia. Ciao.